dobbiamo guardare con gli stessi occhi e con gli stessi sorrisi quello che stiamo costruendo giorno dopo giorno in Italia e in Regione Abruzzo. Una nuova destra di governo più forte e dico più convinta di prima. Noi stiamo lavorando molto, io e Eter, spalla a spalla per costruire questo partito. Abbiamo sempre il conforto di Giorgio, dei nostri dirigenti, c'è l'onorevole Marsilio con noi, c'è Francesco Lollobrigida, con il quale abbiamo lavorato molto anche quando io ero assessore dei trasporti, lui assessore dei trasporti, in Regione Lazio. Io sono emozionato perché sto capendo quello che stiamo costruendo e credo che il messaggio forte sia che quello che in Italia stanno raccogliendo il messaggio di Giorgio Meloni. Una piccola battuta da ex assessore regionale, però la devo fare. Questa aula non si tiene solo l'assemblea del Comune di Pescara, ma per alcuni periodi dell'anno si tiene anche il Consiglio regionale. Certo, le ultime elezioni non sono andate più, però vedere adesso una regione modificata, faccio una battuta perché ognuno di voi deve fare politica con noi. Un mese fa l'assessore regionale Di Matteo ha detto che la regione è paralizzata, che la regione è soltanto un ufficio di collocamento, non si è dimesso e non l'hanno cacciato. Questo incubo che stiamo vivendo in Abruzzo dobbiamo lavorare tutti insieme. Perché una sala come questa, una città come questa, Pescara, è una regione come la nostra, lo dico anche a tutti i mass media, perché lo devo fare, non è un rimprovero, ma è un piccolo appunto, non vedo attualmente rappresentare sui giornali e sui media il discredito che questa giunta regionale sta dando alla Regione Abruzzo in Italia e sui nostri giorni, sui nostri lavoratori. Gli elettori che noi dobbiamo veramente rappresentare.